Buongiorno, un attimo che metto muto. Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Stavo vedendo la puntata di Isola dei Famosi dell'altro ieri. Oggi è sabato 24 aprile, non vlog praticamente da Pasqua, quindi da 20 giorni. Inizio già nel dire scusatemi se nelle ultime due settimane, forse anche questa, ho pubblicato solo un video anziché due alla settimana, ma ho avuto tantissime cose da fare perché ho ricominciato la fisioterapia. La sto facendo due volte alla settimana, in più vai a fare la spesa, pulisci la casa, eccetera, eccetera. Non ho fatto in tempo, cioè è già tanto, ve lo giuro, che ho fatto quell'unico video, perché veramente non avevo tempo assolutamente. La fisioterapia devo farla ancora questa settimana, cioè in realtà la settimana prossima, per voi sarà questa quando vedrete il video. Dopodiché devo tornare dall'ortopedico. Devo rifare un attimo un controllo e forse mi dovrò ritornare in fisioterapia, però non per fare, cioè fino adesso mi ha fatto tipo i massaggi, delle manovre diciamo a mano, dovrò poi ritornare per fare però gli esercizi, quindi usare gli attrezzi tipo palestra diciamo, però dobbiamo concordare con l'ortopedico appunto. Oggi ho deciso di vloggare perché faremo una cosa diversa dal solito. Allora, poiché metto qua perché c'è una bella luce, si vede bene, poiché ci siamo veramente, veramente, veramente stancati di stare in casa. Allora, qui i negozi hanno riaperto, però praticamente all'inizio avevano detto che ci voleva l'appuntamento, bisognava prendere l'appuntamento. Solo che non ci serviva niente di urgente, abbiamo aspettato, non siamo andati da nessuna parte. Vi dico che l'ultima volta che siamo andati in un negozio è stato a Primark ad ottobre. A parte ovviamente il DM e il supermercato, che comunque ci vado sempre, gli altri negozi ci vuole sempre l'appuntamento. A Primark invece è proprio chiuso, infatti volevamo andare a Primark, già ne servivano i jeans, vabbè li ho presi online da H&M. E niente, quindi oggi vorremmo andare dei negozietti, abbiamo preso appuntamento, però adesso è cambiato. Prima di prendere appuntamento dal negozio bisogna prendere appuntamento per fare il tampone nasale al drive-in, perché vogliono nei negozi, dobbiamo esibire il risultato del test negativo, dobbiamo prendere l'appuntamento e abbiamo solo 15 minuti di tempo per fare shopping. Fantastico, direi, vero? Allora, diciamo che lo facciamo solo perché vorrei andare un attimo a Saturn, per chi non conoscesse, è tipo Media World Expert, insomma quelle cose così. Dovrei andare un attimo lì perché dovremmo prendere il nuovo portatile per me, mi sono decisa, sto valutando, sapete che non sono una che prende subito, sto valutando tantissimo, però ovviamente avendo poco tempo sto prima vedendo un po' online e poi magari vedo dal vivo anche che impatto mi fanno, magari se riesco a usare un po' quelli che sono in esposizione. E ho chiesto tra l'altro anche a molte persone consigli, perché io non sono formidabile, cioè noi più che altro, Gianni magari se ne intende di grafico, di processore, però effettivamente io non sappiamo scegliere quello proprio adatto a me, non abbiamo tantissime idee di quale sia la marca migliore o peggiore, quale è meglio dell'altro, quanti giga di RAM dovrei avere, eccetera eccetera. Vabbè, quindi insomma ho chiesto un po' di consigli, un po' stiamo vedendo noi, diamo a dare un'occhiata, magari chiediamo anche al commesso aiuto in base ad alcuni che ho visto online, sempre sul loro sito. Quindi che ho fatto? Ieri ho prenotato l'appuntamento per il tampone e dobbiamo andare oggi alle 3, che tra l'altro è giù a casa mia, esattamente dove c'è il parcheggio, qui giù. Hanno messo tipo una baracca, non una baracca, un container, scusatemi, della settimana scorsa in realtà, che c'è, è gratuito ovviamente. Abbiamo prenotato alle 3 precise, dobbiamo andarci per forza in macchina, perché si va per forza in macchina, dobbiamo portare il documento, però vi porterò con me, con noi.
Dopodiché alle 3:30, alle 15:30, quindi mezz'ora dopo, penso dovremmo farcela perché l'esito del tampone si aspetta solo 15 minuti, dovremmo farcela. Alle 15:30 ho preso l'appuntamento appunto da Saturn, possiamo fare dentro solo 15 minuti, cioè che è pochissimo, perché comunque ha due piani. Allora io... Sinceramente non dovremmo andare solo per il PC, dovremmo vedere altre cose, però non facciamo in tempo, dobbiamo dare priorità al momento al PC e poi eventualmente prendere un altro appuntamento. Il problema è che una volta qualora si va a fare il test, il risultato del test, cioè il risultato negativo, lo possiamo sfruttare, tra virgolette, solo per 24 ore. Quindi se io faccio il test oggi alle 15 e alle 15:15 ho il risultato che è negativo, io posso andare nei negozi a partire da oggi alle 15:15 fino a domani alle 15:15. Se io voglio ritornare lunedì oppure domani pomeriggio, per dire domani, che comunque qui è domenica, sono chiusi, devo riandare a fare il test. Per carità, è sempre gratuito, però raga, due palle, cioè scusatemi, appuntamento per il test deve essere negativo. Poi tra l'altro noi sappiamo di essere negativi perché lo facciamo anche a lavoro il test ogni settimana. Non abbiamo neanche sintomi, ne abbiamo avuto contatti con negativi, quindi ovviamente non dico al 100% perché mai dire mai nella vita, però 99,99% 99,99% dovremmo essere negativi. Quindi abbiamo già preso l'appuntamento con il negozio, appunto. Però se fossimo, se noi poi oggi siamo positivi, come se, oppure se uno ha un dubbio che è positivo, neanche può già prendere l'appuntamento col negozio e poi si rischia che non si trova poi posto in negozio a quell'orario e quindi poi il tampone non ti è servito a niente. Vabbè, comunque, insomma, raga, è un casino che non serve a niente, perché fin quando ci venivano a dire che il numero degli infetti scendeva, ok, d'accordo, ma qui sale di continuo, quindi non serve a un cavolo, a un cavolo. Comunque, vabbè, poi dovrei andare anche al DM e poi dovrei andare a un altro negozio perché mi servono i pantaloni per il lavoro, sperando di trovarli, però lì non c'era bisogno dell'appuntamento, c'è bisogno solo di un risultato negativo, quindi andremo direttamente lì, ovviamente sperando che non c'è tanta gente, non c'è tanto da aspettare, possiamo entrare e lì in realtà possiamo stare 30 minuti, cioè tra l'altro assurdo, un negozietto piccolo, tipo fate conto, Kick, insomma, penso che vi ho portato, vende un po' di tutto, è tipo i nostri cinesi in Italia, i cinesini, insomma, vendono un po' di abbigliamento, cose per la casa, si può stare 30 minuti senza appuntamento, invece Saturn, che vende elettrodomestici, cose di elettronica, 15 minuti a due piani, cioè rendetevi conto, poi siamo due persone, ho dovuto prendere due appuntamenti, non uno appuntamento per due persone, no, non si può. Ogni persona ha il proprio appuntamento con numero di telefono, numero di documento, email, indirizzo. Cioè, raga, veramente io non lo so, non ho parole. Ah, un'altra cosa, rimango qua che è meglio. Mi è uscita questa macchia rossa qui da 3 settimane. Penso dovrebbe essere un eczema, non mi prude, non si è gonfiata, non insomma, al tatto pelle normale, non mi brucia, non mi fa male assolutamente niente, solo una macchia. Non so come è uscito. Volevo prenotare dal dermatologo, ma l'appuntamento è a luglio. Quindi lunedì devo andare anche dal mio medico di base, vediamo se mi dà una cremina o qualcosa. Perché la prima volta non so che fare. Tra l'altro, la mia collega mi ha fatto pure spaventare. Lasciamo perdere io veramente certe volte. Non capisco le persone. Questa addirittura mi ha detto: vai, vatti a controllare subito perché può essere il cancro della pelle. Cioè, io già sono ansiosa. Più tu mi viene a dire una cosa del genere, io proprio me la faccio sotto. Vabbè, a parte questi dettagli, ho già fatto il letto, ho fatto colazione ovviamente. Ah, sono le 11 meno 20. Ho già cucinato. Oddio, ho cucinato. Ho preparato giusto qui. Non so se si vede, zucchine, prosciutto e panna, con cui oggi andremo a fare i tortelli ai funghi porcini con questo condimento. E adesso l'unica cosa che devo fare è lavare assolutamente i vetri e le finestre, cioè vetri e infissi, perché fanno pietà. Ho aspettato, che comunque il tempo è stato sempre incerto, fino a 2 settimane fa ha nevicato ed eravamo sotto lo zero. Questa è la prima settimana che non ha nevicato per niente, c'è un po' di sole, quindi ne approfitto e li faccio perché veramente fanno pietà.
Mi devo fare solo lo shampoo e basta, perché il resto ieri abbiamo fatto un bel po' di cose. Ho spolverato, Gianni si è pure con l'aspirapolvere si è fatto tutti i divani, ho posto l'aspirapolvere a terra, ho pulito il bagno, ho pulito gli specchi, quindi oggi mi rimane appunto da fare infissi e vetri, mentre Gianni poi mi dà una mano a lavare a terra. Ho già fatto tutte le lavatrici, me ne manca solo una che farò più tardi dopo che appunto ci laviamo. Che sarebbe la lavatrice degli accappatoi asciugamani. E niente, quindi il programma della mattinata è questo. Poi nel pomeriggio usciremo e appunto vi porteremo con noi. Volevo dirvi qualche altra cosa per caso? Penso di no. No, ma al massimo se mi viene in mente poi riaccendo e ve la dico. Ragazzi, è 1:25 e un attimo, sto spostando qui la sedia, se riesco. Allora, mi sono già pulita tutti gli infissi. Ho fatto anche la finestra del pianerottolo. E mi sono anche già puliti i vetri di tutta la casa. Perché sapete che le finestre sono in diagonale, tranne in cucina e nel salotto, appunto, che posso veramente pulirli bene i vetri. E adesso vado ad azionare appunto i lavavetri della Folletto. Velocemente i capelli lavati, ora li lascio un po' tamponare con l'asciugamano, così nel frattempo mangio. Pronto, aspetto Gianni, sta arrivando. Pulisco veloce la cucina, me ne asciugo, mi vesto, ce ne andiamo. La velocità della Alice 2:25 quasi, mangiato, preso caffè, cucina pulita. Mi sono anche già vestita, mi sono messa questa maglia qua, un pantalone nero semplicissimo, vabbè, portate ciabatte, metterò le silver. Ragazzi, abbiamo fatto il test, è stato bruttissimo. Ancora mi sento una cosa nel naso, vabbè. Sono passati già 10 minuti, dobbiamo aspettare ancora altri 10 minuti più o meno. Ci hanno dato un QR code e con quello vedremo il risultato. E nel frattempo ci stiamo già iniziando ad avviare al centro, cioè in centro. C'è qualcosa sulla foto, sull'obiettivo? Ok. E niente, so, vedremo un po' come sarà questa giornata di shopping a tempo. Sempre se riusciremo a trovare e a comprare qualcosa. Che altro volevo dirvi? Tra l'altro ho appena saputo che da lunedì qui chiudono, richiudono tutti i negozi perché abbiamo un livello altissimo di infetti, quindi bene, abbiamo fatto in tempo ad uscire almeno una volta. E alla fine comunque non c'è misura che abbiamo preso la macchina, siamo andati a piedi, abbiamo chiesto, ci hanno fatto entrare, cioè entrare, metterci, ci hanno fatto mettere sotto il tendone lì, perché avevamo appunto l'appuntamento. Niente. Ora camminiamo afflitti e sconsolati, è stato proprio brutto. È la seconda volta che lo facevo, perché in realtà lavoro, facciamo anche il test veloce, però facciamo quello, vabbè, quello dello sputo, insomma, non so se l'avete mai fatto, lo conoscete, quindi è molto salivare, non si può dire salivare. Con la saliva? Con la saliva, vabbè, Vediamo, vediamo se siete positivi. perché noi lo chiamiamo così a lavoro? Lo chiamo spook test, vabbè. Ah. per questo. E niente, vediamo che ore sono. Sono 1:15. Tra 5 minuti più o meno dovremmo già avere il test. Tanto comunque abbiamo 1/4 d'ora di tempo per prima che insomma abbiamo l'appuntamento alzato, perché ci dobbiamo alle 3:30. Sperando che non c'è tantissima gente, riusciamo a stare anche qualche minuto in più, perché vorremmo vedere più cose, non solo il computer. E niente, ah, devo andare in farmacia perché mi servono gli spot-on perchetti, anti-zecche. Ecco, devo andare anche lì.
Ragazzuoli, allora, innanzitutto scusatemi se non vi ho portato con noi a fare il test, ma è stata una cosa velocissima perché non c'era nessuno, veramente nessuno. E infatti l'abbiamo fatto anche tipo qualche minuto prima di quando noi avevamo l'appuntamento. Quindi non ho fatto in tempo né a prendere la videocamera, niente, perché è stata una cosa velocissima, vi giuro. Poi io pensavo che avremmo dovuto aspettare là quei 15-20 minuti del test, del risultato, invece no, come vi ho detto prima, appunto ho dato il codice, eccetera, eccetera, che ovviamente negativi, poi mi sono dimenticata di aggiornarvi. Allora, noi siamo tornati a casa, sono le 4 e mezza, quindi comunque cioè già tornati, sono già in pigiamata e tutto. Non ho ripreso, ragazzi, perché mi sono incazzata nera. Allora, praticamente mentre andavamo al centro commerciale, appunto, stavo messaggiando con una mia amica, con l'estetista, insomma, la mia estetista Lilia, che mi diceva: Gaia, hai saputo, ci sarà di nuovo, faranno di nuovo il lockdown, richiuderanno tutti i negozi completamente, quindi è solo da prenotare telefonicamente online e magari ritirare. Però lei mi ha detto: non so se già da stasera o da lunedì. Ovviamente noi abbiamo immaginato da lunedì, perché domani... Ah no, forse ve l'ho detto questa cosa, non mi ricordo se ve l'ho detto o no, vabbè. Noi abbiamo immaginato da lunedì, perché domani comunque domenica i negozi sono chiusi. Oggi è sabato, la notizia l'hanno data oggi, quindi abbiamo ovviamente immaginato da lunedì, anche perché i lockdown qui li hanno sempre fatti partire sempre da lunedì o al massimo da metà mattinata, mai il giorno stesso che l'hanno detto. Vabbè, comunque andiamo appunto da Saturn e ho visto che era tutto chiuso, c'erano scritte appunto che dal 24 aprile, quindi da oggi, a causa del coronavirus eccetera eccetera, erano di nuovo chiusi. Io mi sono incazzata come una bestia. Allora, perché io ieri ho preso l'appuntamento, vabbè, loro mi possono dire fino a ieri non lo sapevamo, e va, ok, ci sta. Loro avevano due email, perché io ho dovuto prendere due appuntamenti, uno per me e uno per Gianni, quindi avevano la mia email e la mia di Gianni. Nessuno dei due ha ricevuto un'email con una disdetta o qualcosa del genere in cui avvisavano: guardate che è chiuso. Io avrei annullato anche il test, perché io principalmente, sì, sono andata poi in altri negozi, dovevo andare in altri negozi, però principalmente era lì che volevo andare, per il computer, appunto, come vi ho detto. Vabbè, comunque siamo andati là, anche se abbiamo visto tutto chiuso, c'erano solo appunto tre casse aperte, no, due, dove si poteva andare a ritirare quello che si era già preso. Siamo andati lo stesso a chiedere, e qua l'ha iniziato a dire: sì, mi è arrivata l'email, e noi abbiamo detto: ma noi avevamo prenotato ieri, ma ieri non lo sapevamo, ok. Abbiamo mandato l'email a tutti dell'annullamento, e noi abbiamo detto: non abbiamo avuto l'email. Allora, quello che dico io, rispondete almeno dicendo: forse non vi è arrivata, forse... No. Lei continuava a dire: no, abbiamo mandato di me, no. Io mi sono innervosita talmente tanto che le ho dato un vaffa, mi sono girata e me ne sono andata, ho lasciato lì Gianni a finire di parlare, neanche, cioè non ho voluto neanche sentire che altra spiegazione dava. Quindi, insomma, non abbiamo fatto niente lì. Siamo andati a fare il test, mi sono messa quel coso del naso, che comunque sapevo che ero negativa, ripeto, perché lunedì l'abbiamo fatto a lavoro e l'avrei comunque dovuto rifare lunedì prossimo, cioè dopodomani, Gianni idem. Quindi siamo ficcati questa cosa nel naso per niente, vabbè, non fa niente. Poi ho detto: a questo punto vado a vedere se è chi che ha aperto l'altro negozio che vi dicevo, dove io volevo andare per comprare i pantaloni del lavoro. Siamo andati, effettivamente quello era aperto, siamo anche riusciti ad entrare con appunto con l'attestato, che cioè con il PDF, che era il test, era negativo. Siamo entrati, avevamo 30 minuti di tempo, anche se nessuno contava i minuti, ma neanche io stessa sinceramente non neanche ho visto che ora sono entrato, non me ne fregava perché non c'era nessuno dentro, e comunque non sarei stata così tanto la roba comunque lo si poteva provare. Ho preso un po' di cose che ora vi faccio vedere, quindi ero nervosa, non ho ripreso, poi andavo un po' di fretta, là che non si poteva provare, insomma un sacco di cose, non ho ripreso praticamente niente. Comunque ho preso un po' di cose, sono andata lì, poi siamo andati a Rossmann, che è praticamente come DM, una drogheria, che era lì vicino, perché altrimenti per andare al DM saremmo dovuti ritornare nel centro commerciale.
E basta, poi siamo tornati a casa, vi faccio vedere tutto quello che ho preso. C'è un PS, io non ho capito con che criterio chiudono i negozi, perché comunque, perché questo negozio era aperto, quello di elettronica chiuso, perché i parrucchieri, le estetiste erano aperti, quello era chiuso, perché un altro negozio dove volevo andare, dove io compro spesso biancheria intima, perché anche quello era chiuso, cioè io non capisco il criterio, non capisco assolutamente. Comunque, vabbè, scusate lo sfogo. Veramente mi sono innervosita in una maniera allucinante. Allora, comunque, mentre Gianni sta impastando per la pizza stasera, se nessuno di impastare, io vi faccio vedere tutto. Vado di là, è meglio. Lo porto tutto di là e poi vengo a prendere anche la videocamera. Ragazzuoli, mi sono stirata i capelli, ho anche stirato, come avete visto. Volevamo mettere la, come si chiama, quella pellicola che avevo comprato, che avete visto insomma nel mio ultimo svuoto alla spesa. Ma vedendo i video su YouTube ci vuole un bel po' di tempo, siccome è tardi perché sono quasi le 8:30, cioè sono le 8:20. Abbiamo rimandato domani. Adesso la ho fatto veramente tutto, ho fatto tanto, mi sono stancata, tanto per cambiare. Adesso accendo un po' la Nintendo e gioco su Animal Crossing, che Valentina mi sta aspettando, vero Vale? Ora la collego alla TV e intanto ho anche sbucciato, si dice sbucciato, vabbè, pulito i pistacchi e tritati per la pizza, ho anche tagliato la mortadella per la pizza, ho fatto veramente tutto, ho fatto un sacco di cose tranne appunto la pellicola, ma non sapevo ci volesse così tanto tempo sinceramente. Poi la dobbiamo anche tagliare la misura, vabbè. Comunque, ecco, lei se ne sta andando dalla mia isola e vado a attaccare la Nintendo alla TV. Così gioco un po' sul divano, tra un po' poi mangiamo. Cioè, ne ho fatto le palline della pizza, ora stanno ancora crescendo. Ragazzi, già ho iniziato a mangiucchiare. Comunque pizza bianca rigorosamente con mortadella e pistacchi. Ci voleva la stracciatella, ma purtroppo non ce l'abbiamo. Ragazzi, alla fine Gianni sta facendo imitazione. Alla fine ieri non ho chiuso il vlog, oggi ovviamente è domenica, quindi il giorno dopo. Tra l'altro mi sono fatto un puntino nero con il pennarello perché mi ho messo quella, come si chiama, quella pellicola alle finestre e soldi buttati, non serve a niente. Non so qua niente. Comunque ora pranziamo e niente, chiudo appunto il vlog. Non so che vlog ne sia uscito ieri e dai, ma finiscila. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, cliccate sulla campanella per le notifiche, mettete un like se vi ho fatto compagnia. Vi do un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Muah!